With warmer weather, more pilgrims are coming to the Pope's general audience. This week, 60,000 people pack St. Peter's Square to listen to Pope Francis talk about the gift of fortitude. He explained that this gift from the Holy Spirit frees people from their uncertainties and limitations, and instead opens their hearts, giving them strength to carry out God's will. Tutti noi conosciamo gente che ha vissuto situazioni difficili, tanti dolori, ma pensiamo a quei uomini, a quelle donne che portano una vita difficile, lottano per portare avanti la famiglia, educare i figli, ma questo lo fanno perché c'è lo spirito di fortezza che li aiuta. Ma questi fratelli e sorelle nostre sono santi, santi quotidiani, santi nascosti in mezzo di noi. Pope Francis urged pilgrims to thank these people for their example and to ask themselves, if they can do it, why can't I? The Pope also explained that the gift of fortitude does not just apply to particular times, it must become an everyday part of Christian life. L'Apostolo Paolo ha detto una frase che ci farà bene sentirla. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Ma quando viene la vita ordinaria, quando vengono le difficoltà, ricordiamo questo. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Il Signore dà la forza, sempre, non manca. Il Signore non ci prova più di quello che noi possiamo tollerare. Lui è sempre con noi. Near the end of his remarks, the Pope appealed and prayed for the victims and survivors of a mine explosion in Turkey. He also asked for prayers for the victims of yet another boatload of immigrants that sunk off the Italian coast. He described it as shameful and asked authorities to take proper measures to keep it from happening again.